Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di The Driving Fiona. Io sono Fiona e oggi un video un po' diverso dal solito. Sì, perché sono venuta in questo posto qui a ritirare una macchinina chiamata Bentley Flying Spur. Ma prima, sigla! Sia questa, non dà minimamente nell'occhio. Si porta per fare un giro. Chi è? Oh? Sì? Dovresti guidare, perché sei lì? E io volevo farmi portare. Tu guidi, io mi faccio portare. Questa cosa non l'ho capita. Va bene, va bene. Adesso con te. Va bene. Mamma mia, che roba! La Gherica, quattro frecce e via. Siamo pronti per andare a prendere il gelato. Ah, hanno le chiavi, giusto? Chiavi, qua, gelato. La Bentley ti porta a prendere il gelato, attenzione. Che lusso. Che lusso. Mango e stracciatella, ce l'abbiamo, la macchina ce l'abbiamo. C'è tutto il kit. È ormai qualche giorno che vado in giro con questa Bentley Flying Spur versione First Edition da ben 290.000 euro IVA inclusa e ho iniziato finalmente a capire che cosa significa guidare e poggiare il proprio sedere su una vettura che è puro artigianato. Sì, perché questa macchina, che è lunga 5,40 m e larga 2 metri e pesa 2 tonnellate e mezzo, quasi 2.400 kg, è una vettura completamente fatta a mano, rifinita in ogni singolo dettaglio, ogni minimo dettaglio, qualsiasi cosa che voi non potreste mai pensare di trovare su una macchina, qua dentro c'è personalizzazione al 200%, vettura davvero incredibile. Guardate qui che meraviglia, che arte, una calandra immensa, gigantesca, classicissima. Guardate poi i fari, che sembrano avere delle specie di denti e dentro sono strutturati in modo che sembrino un vero e proprio diamante. Non può poi ovviamente non saltarvi all'occhio la scritta W12. E voi mi direte, ma Fiona, ma che cos'è questa W12? È un motore molto particolare, da 12 cilindri posizionati esattamente come se fosse una W, rendono il motore più compatto in modo da stare in questo cofano che tutto sommato per il genere di vettura che sto provando non è per nulla grande. Motore W12 da 6 litri ovviamente benzina, capace di sprigionare 635 cavalli per 900 newton metri di coppia. Cosa significano tutti questi numeri? Che guidando questo gigante non vi accorgerete minimamente di essere su una macchina né pesante né grossissima, perché il motore è molto silenzioso e vi dà quella sensazione di regalità anche quando si guida. Non è molto soddisfacente il sound, ma che ce frega, è fighissima. Anche il posteriore non scherza niente in quanto a classicità. Sì, perché guardate qui come il cofano ha una forma unica, senza tanti solchi, tante sbavature, sporcature, ha semplicemente questa parte in rilievo, poi il resto è un pezzo unico e poi arriva la parte forte. Ci ho messo 70 anni a capire come si apriva il bagagliaio. Ebbene sì, basta premere la B. Altra cosa che mi fa letteralmente impazzire sono questi scarichi. Guardate che forma particolare. Non sono tondi, ma sono schiacciati, premuti. Insomma, forme differenti, davvero eleganti per questa terza versione di Flying Spur, che in realtà con le altre versioni non condivide proprio tantissimo. È totalmente nuova, totalmente reingegnerizzata e molto più tecnologica delle altre. Infine, amici, come non guardare i cerchi di questa vettura? Una macchina che è una berlina, ma si crede una limousine. Cerchi da 22 pollici, totalmente cromati. Io li trovo molto tamarri, non li trovo eleganti, non mi piacciono tantissimo, anche perché non amo molto le cromature, ma non sono una ragazza dei gusti classici, si vede dalle mie scarpe.
Ah, e se vogliamo parlare di classicità, non possono mancare due parole sulla Flying Bee. Questa bee che sta per volare, prendere il volo, che è il simbolo per eccellenza di Bentley, che questa volta si ritrae. Trae perché nella storia di Bentley, e secondo me anche in quella di Mercedes, una delle robe più rubate su questo tipo di vettura è proprio il logo qui. Sai che sfregio togliere a uno che ha speso 230.000 euro per questa vettura il logo? E noi invece li freghiamo, perché la mascotte entra e esce. Lo si può fare anche elettricamente da dentro. C'è però anche una piccola delusione, perché queste prese dell'aria, che sono totalmente finte, vedete? Plastichina, è l'unico pezzo di plastica che ho trovato fino adesso. La B così, bellissima, con la sua luccia, ma non serve a niente, è solo di estetica. Mi sono accorta di aver detto che questa macchina va vissuta da dietro, che è malinterpretabile, ma vi assicuro che questa frase ha il suo senso. Ogni princess che si rispetti ha bisogno dei suoi spazi. Guardate quanto spazio per le ginocchia il mio autista, che sarei io, che guiderò dopo, è un autista piccino, così così. Per questo motivo io avrò un bel mezzo metro di gambe. Ma a cosa serve questo mezzo metro? Perché io posso posizionare il mio sedile come diavolo mi pare e mi piace. Tipo così. Ok, ho sdraiato il mio sedile come se fossi in una delle migliori business class, ma il tocco di classe, amici, è questo: il poggiatesta più figo del pianeta Terra. Morbidissimo, in pelle scamosciata, di pregiatissima qualità. Vorrei solo sapere quante bestie hanno. Bestie, poverine. Però è morbido, così, guarda. Ah, mamma mia, come si dorme qua dietro. Ma chi te lo fa fare di guidare questa macchina? Cioè, questa macchina deve essere guidata da qualcuno che ti porta in giro Lega Princess. Abbiamo anche tocco di classe la regolazione della parte lombare. Ma che roba! Altro comfort dedicato ai passeggeri sono le bocchette dell'aria in qualsiasi angolo, pronte a darvi il massimo comfort anche da quel punto di vista. Il passeggero destro e il passeggero sinistro possono indipendentemente modificare la temperatura, ma anche la velocità dell'aria, mettiamola così. Nella parte centrale si può sedere uno in punizione, volendo. Se avete un amico in punizione, lo fate sedere qua. In alternativa abbassate così, like a king, a princess. Qua potrebbe esserci un frigo, ma nella nostra versione non c'è. Poi potete alzare, ci sono delle prese USB, abbiamo il porta bicchieri, insomma, passeggeri trattati come dei pascià, te credo, per 300.000 euro. Non manca infine un bellissimo specchio per vedere se sono particolarmente carina quest'oggi, quando arriverò al mio appuntamento. Ambrogio, mi porti al concessionario? No, giusto, devo guidarla io perché qua non c'è un micro autista. credevo nelle cose da dire. Ah, una cosa mi sono dimenticato di dirvi, è che il passeggero posteriore di questa vettura ha il potere totale. Ha il potere, per esempio, di sistemare le impostazioni della vettura, verificare a quanto sta andando l'autista, quanto tempo è che siamo in giro, quanti gradi ci siano fuori, ma anche in grado di determinare il clima per ogni singola parte della vettura e, per esempio, può decidere la luce dell'ambiente esterno, interno, tutto quello che volete, anche perché si presume che questa vettura, insomma, sia di quello che è seduto dietro, e per questo ha il potere quello vero. Ah no, scusate, il potere quello vero è anche questo: far uscire e rientrare la Flying Bee da dietro. E l'ultima cosa che mi piace molto sono i blinds, perché io in questo momento ho tutto aperto, ma metti che io voglia un po' di privacy, faccio così, tac, va, che roba, e adesso nessuno mi potrà più guardare. È arrivato il momento di guidarla adesso. Ok, stare dietro, ma anche stare davanti è un'esperienza decisamente mistica. Sì, perché anche qui nulla, e dico nulla, è stato lasciato al caso. È tutto curato, qualsiasi parte voi toccherete vi accorgerete che c'è dell'artigianato. Guardate le cuciture qui, come sono eseguite in maniera maniacale. La pelle non ha nessun tipo di piega, non ha nessun tipo di imperfezione. È spettacolare. La pelle va bene, tutto il resto, ma la tradizione dobbiamo unire della tecnologia. E no, non sto parlando dell'orologio Breitling qui nel mezzo, ma sto parlando del display che è celato qua dietro. Tra l'altro qui, come potete vedere, due tipi di legno differenti, laccati in maniera egregia e impeccabile. Ma una volta che avrete acceso la vettura, guardate un po' qui, tac,
abbiamo modificato subito l'impostazione del nostro pannello frontale. Ma se non vi piace il display, perché non vi piace la tecnologia e siete molto tradizionali, vi basterà ripremere screen per avere una terza posizione in cui trovate temperatura, bussola e tempi. Così avete un display a forma quasi triangolare che ospita tre posizioni differenti, quindi la posizione di riposo, la posizione tecnologica e la posizione per i più tradizionali. E voi da bravi nerd mi direte: per 290.000 euro voglio che sia tutto perfetto. In realtà guardate qui come è perfettamente celato, perfettamente in linea. Insomma, l'assemblamento di questa vettura è davvero spaziale. Cosa che non mi ha fatto impazzire, forse un pochino tirerei le orecchie agli amici di Bentley, sono le telecamere posteriori. Guardate come deformano qui sui lati e devo dire che non sono così precise, anzi un po' danno fastidio e un po' vi danno quella sensazione di ma quanto spazio ho qui a destra e a sinistra, non sono certissimo degli spazi. Posso comunque decidere di vedere solo l'anteriore, solo il posteriore, solo il laterale, solo la panoramica anteriore o la panoramica posteriore. Pulire cosa? No, mi ha lanciato l'acqua. E adesso? Ma all'interno di questa vettura merita tante altre parole. Abbiamo tanti tasti che ci permettono di non distrarci con il display e dettagli curati ovunque. Prima di tutto abbiamo la B di Bentley, vedete come si congiunge in questa maniera, cromati anche qui, materiali pregiati ovunque. Abbiamo anche la ricarica wireless per il nostro smartphone e infine la doppia personalizzazione per il blocco centrale. Sì, perché io a sinistra posso decidere il guidatore, che cosa vuole personalizzare, il sedile caldo, freddo, quanti gradi, che velocità le ventole, ma la stessa cosa la può fare anche il passeggero, decidere la sua suo caldo freddo e tutte le sue cosine belle bellissime. Qua possiamo decidere di chiudere gli oscuranti in alto e invece sulla parte centrale possiamo scegliere le modalità di guida. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il tasto messo così nel centro e la ghiera qua per selezionare, vedete, Sport, B di Bentley, Comfort e Custom, ma io la lascerò in Bentley. L'ultima parte finale è dedicata ai Comfort e abbiamo i due... No, sono refrigerati. Abbiamo i due portabicchieri refrigerati. Che figata. L'altra cosa invece, mi sarei aspettato che questo si aprisse. Invece questo si può portare solo avanti. E se avete dei bicchieri molto alti, li prendete dentro alla grandemente. Passiamo invece alle portiere, vedete come la pelle si interseca al metallo, alle cuciture di pregio. E poi abbiamo qua sulla parte sinistra, che continua verso tutto il resto della fiancata, questa parte rialzata con la pelle lavorata in questo modo. È pazzesca, incredibile ragazzi, ogni volta che io tocco questa macchina capisco quanto un lavoro di artigianato possa essere diverso da un assemblamento totalmente industriale. Il volante anch'esso è in pelle, l'unica cosa che non mi piacciono sono questi tasti posizionati sulla destra e alla sinistra, che assomigliano tantissimo a quelli di un Audi e sono secondo me un pochettino cheap su una macchina di questo genere. Parlo di Audi perché so che voi lo sapete benissimo e siete super informati, ma Bentley fa parte del gruppo Volkswagen, per questo la piattaforma su cui è stata sviluppata la macchina è condivisa con dei modelli di Audi, così come alcune piccole parti come queste qui sul volante. Il display frontale è totalmente digitale e attraverso la pressione di una di queste freccioline posso cambiare la visualizzazione. Ho la radio, ho le impostazioni della vettura, la navigazione e poi posso anche addirittura celare o mostrare uno dei due quadranti, vedete, in questo modo. Parliamo ora invece del sistema di navigazione e delle opzioni presenti su questa vettura. Innanzitutto il menu è facilissimamente consultabile. Sulla parte in alto abbiamo la home con data, ora, destinazioni, poi abbiamo la parte di navigazione che sembra funzionare particolarmente bene, mi piace anche il contrasto della mappa rispetto a tutto il resto, abbiamo la parte dedicata al media, quindi musica e tutto il resto, poi telefono e abbiamo quest'altra parte dedicata alla vettura. Posso vedere le diverse modalità di guida girando la rotella che vi ho mostrato prima, posso avere la visione notturna che compare sul display frontale per poter vedere oggetti, animali, palazzi, tutto quello che voglio, l'head-up display, il sollevamento delle sospensioni, l'assistenza alle zone cieche e il Bentley Safeguard. Da qua addirittura, guardate che ricchezza, posso scegliere se mostrare o nascondere la mia Flying B. Vedete come rientra e riesce.
Ma non termina qui, perché nella parte setting posso andare a sistemarmi sia i sistemi di assistenza, vedete visione notturna, assistenza zone cieche, assistenza cambio corsia, abbiamo un bel po' di tecnologia all'interno, cosa di cui sinceramente non mi aspettavo, ma speravo visto anche il costo della vettura. Poi abbiamo ovviamente il massaggio, che è sempre ben accetto, io metto su Honda. Ah, senti che meraviglia! E massimo, posso farlo anche per il passeggero sulla parte destra, e poi impostare altre cose sulla macchina, posso verificare il telaio, le sospensioni, le luci interne, le luci esterne, posso decidere di che colore farlo, tutto fighissimo. Ma io vi ho raccontato 700 cose e sono una bestia, perché non vi ho raccontato la cosa più retro e più fighissima che io abbia mai visto su una macchina. Raga, voi gli stantuffi non li avete mai visti su una macchina? Va là. Questi stantuffi servono per chiudere e per aprire le bocchette. Tirato su e aperto, se spingete, la bocchetta è chiusa. Ciao, vado via. Maria, io esco. Ok, vi ho raccontato il fuori, il dentro, il motore, la lunghezza, tutto quello che trovate all'interno di questa vettura da soli 290.000 euro. E vi ho anche raccontato che è una macchina che è fatta per stare dietro, ma posso assicurarvi che vi darà un sacco di soddisfazioni anche alla guida. E mo ve lo faccio vedere. Dai! La prima cosa che fa questa vettura è mettervi in soggezione. Sì, lo fa in maniera anche molto, come dire, senza scrupoli. Cioè lei vi mette in soggezione fregandosene totalmente, perché le sue dimensioni, la sua stazza, ma soprattutto il suo costo iniziano a dirvi sarò capace di guidare questa macchina? È potente, è grossa, metti che la striscio, la coso, non la so guidare. Quella sensazione lì, quella cosa particolare per cui sei un po' spaventato, passa in tempo 5 minuti. Complice il motore, complice la maneggevolezza, e voi non direste mai che è così maneggevole, perché ha sia le quattro ruote motrici che le quattro ruote sterzanti, la rendono, esagero, la rendono come una smart. Cioè voi andate in città e la guidate più o meno come se fosse una smart, non vi accorgerete minimamente né del peso né delle dimensioni. Ecco, sì, forse vi accorgerete della larghezza, ma vabbè. Alla sua guida ci si abitua subito, ma noi comuni mortali, che di solito guidiamo macchine normali, non ci abituiamo così facilmente al fatto che la gente ti guardi stranita, perché è una macchina che probabilmente conosce ma che non ha mai visto in vita sua, e quindi attirerete come un magnete l'attenzione di tutti. Anche le prestazioni non sono niente male, sì, perché il nostro 6000 benzina da 635 cavalli, 900 Nm di coppia e 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti, cambio automatico e tutto il resto daranno delle grosse soddisfazioni, sì, perché questa macchina raggiunge la velocità massima di 333 km all'ora ed è la berlina più veloce presente sul pianeta Terra, ma anche un'altra cosa che vi lascerà a bocca aperta, sì, è capace di fare 0-100 in 3,8 secondi, che poi possono diventare 4, per carità, però insomma divertentina. L'unica cosa che non mi fa impazzire, o perlomeno non sono abituata, è il sound del motore. Se questo qua davanti si leva, mo lo faccio vedere. Signore, si può spostare che devo far sentire l'accelerazione? Grazie. Che roba, amici, accelerazione da paura. Anche la tenuta di strada è molto soddisfacente di questa Bentley Flying Spur. Vi lascia comunque quella sensazione di sicurezza per voi e per i vostri passeggeri. L'altra cosa è che comunque il motore ha un rumore particolare, ripeto, al quale non siamo abituati, ma la cosa più bella è che è molto silenziosa. Ci sono anche dei cristalli che sembrano dei cristalli antiproiettile da quanto sono spessi. Vi danno quindi quella sicurezza di essere all'interno di una capsula, ed è molto molto silenzioso. I vostri passeggeri quindi potranno dormire sonni tranquilli, rilassarsi o comunque sentirsi come se fossero davvero a casa loro, nel salotto di casa loro. Per quanto riguarda invece la tecnologia, come vi ho mostrato prima, a bordo ce n'è abbastanza. Io mi sarei aspettata per 300.000 euro di vettura una tecnologia un po' più avanzata per quanto riguarda la guida autonoma. Ecco, sì, mi sarei aspettata una guida autonoma di livello 2, almeno con il cruise control adattivo, con un po' di attività che di solito si vedono su macchine ben meno costose. Parliamo ora di note dolenti, prezzi. Questa vettura base costa 230.000 euro, tasse incluse. La versione che stiamo provando noi, che è la First Edition, costa 290.000
90.000 euro. Abbiamo quindi una 50.000 euro all'incirca di optional, tra cui abbiamo il colore verde che dovrebbe costare 5.000 euro solo quello, Verdant si chiama. Poi abbiamo anche il sistema a 22 speaker da 2200 watt di Naim, quindi un sistema che non sto qua a farvi sentire perché perderete l'udito direttamente come ho fatto io mentre lo stavo provando. Niente, finisce qui questo video di The Driving Fiona. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma soprattutto seguitemi su Instagram perché io vi voglio tanto bene e anche voi dovete volermene. Io vi bacio e vi abbraccio. Vado a restituirla. Forse è un po' meglio così, eh.